Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, lunedì 28 gennaio. Ariete, con la luna nel solare segno del leone, la settimana inizia nel segno della buona sorte. Il vostro ottimismo è contagioso e ravviva ogni cosa. Riuscirete senza sforzo a unire l'utile alla dilettevole, così da non stancarvi nemmeno nel lavoro. Toro, avete l'impressione che ci sia un po' di sfiducia nei vostri confronti e questo vi ha mandato il morale a terra. E la luna in quadratura che non scherza, ma riflettete bene, prima di saltare alle conclusioni c'è la possibilità che non abbiate capito nulla. Gemelli, la luna nel segno amico del leone vi permette di approfittare della possibilità che avete di frequentare un importante corso di aggiornamento. Restate sempre al passo con le informazioni se non volete perdere punti nei confronti degli altri. Cancro, le vostre percezioni non sono al 100% delle loro potenzialità e per questo potreste farvi soffiare un affare da sotto il naso. Meglio tenere gli occhi aperti e controllare più volte le vostre piattaforme interattive preferite. Leone, a causa dell'imprudenza rischiate di commettere sciocchezze sia negli affari che nella vita in generale. Occhio all'opposizione Luna-Marte, evitate di entrare in confusione. Volendo fare mille cose per volta, meglio non caricarsi di impegni. Vergine, non potete dire sì alle mille richieste che vi arrivano da più fronti. Meglio fare una cernita e accettare anche di non essere superiori. Un po' di umiltà non guasta, soprattutto potrete fare da voi stessi delle richieste a chi di dovere. Bilancia, le vostre inclinazioni sotto il benefico influsso della luna leonina saranno sempre più chiare, così da puntare verso un'unica direzione. Dovete però sforzarvi di evitare un piccolo difetto che potrebbe essere deleterio, la superficialità. Scorpione, le preoccupazioni amplificate da una luna disarmonica, vera scocciatrice, aumentano a dismisura se vi lasciate prendere dalle emozioni. Ma se siete sicuri di non aver fatto un buon lavoro, trovate nuove soluzioni, c'è sempre un'alternativa. Sagittario, la fantasia sarà a livelli stellari grazie all'appoggio della luna in un segno di fuoco. Niente e nessuno potrà fermare il vostro entusiasmo. Anche nel mondo degli affari si aprono nuove prospettive e le vostre aspettative non saranno deluse. Capricorno, darete prova di un'ottima capacità nel gestire questioni legate al settore dell'economia e degli affari. Sempre che non vogliate strafare, sarebbe un peccato sprecare un'opportunità seria, perciò calcolate bene i pro e i contro di ogni cosa. Acquario, in più di un'occasione vi sembrerà di trovarvi nel posto sbagliato al momento sbagliato. La luna opposta a Marte non vi mette a vostro agio, per questo a fine giornata vi sentirete molto stressati e stanchi e avrete bisogno di un lungo riposo. Pesci, la fine del mese si avvicina e se avete un po' di tempo libero passatelo nello sbrogliare compiti gravosi che non possono essere rimandati. Non è detto però che dobbiate fare tutto da soli, chiamate a raccolta rinforzi tra familiari ed amici.